Ciao a tutti, in questo video voglio parlare di verdure. Le verdure sono degli alimenti ricchi di vitamine, per questo importanti nella dieta dei nostri pappagalli e canarini. Oggi vi ho portato all'interno del mio orto. Faccio una piccola premessa, io coltivo in maniera biologica, quindi non do dei veleni alle mie piante, proprio per il motivo perché voglio dare ai miei pappagalli e ai miei canarini delle piante fresche e senza, diciamo, veleni o cose strane. Se non avete un orto biologico, quindi dovete andare a comprare questa verdura al supermercato, mi raccomando, lavatela bene anche col bicarbonato, in maniera che se ci siano tracce appunto di pesticidi, e sicuramente quelle comprate ci saranno, lavandole anche col bicarbonato possiamo togliere ogni traccia di questi pesticidi. Quindi voglio somministrare oggi ai miei pappagalli dei broccoli. Vedete, io ho mangiato il broccolo, vedete qui c'era il broccolo, e la pianta delle foglie, qualche cima che sta rispuntando, la daremo ai nostri pappagalli. Quindi sradico la pianta, prendiamo due, prendiamo pure questa, perché sono poche, una. E vedo che c'è anche una pianta di cavolfiore. Quello lì andiamo a prendere anche la pianta di cavolfiore, ormai il cavolfiore me lo sono mangiato, e prendiamo anche per loro questo. Ecco, queste tre piante andremo a darle ai nostri pappagalli e anche ai canarini. Andiamo! Le vitamine presenti nelle verdure sono A, B, C, K e vitamina E. Oggi darò delle foglie di cavolfiore, come avete visto le abbiamo raccolti prima, e delle foglie di broccoli, perché mi sono mangiato il cavolfiore e i broccoli. Potete dargli anche il frutto, quindi sia il cavolfiore che il broccolo. Andiamo a dare allora le foglie di broccolo ai nostri pappagalli. Ne ho già messe qualcuna prima di andare col video, in maniera che vi faccio vedere che le coccorite, per esempio, ne vanno ghiottissime. Vanno ghiottissime, gli fa bene, ricco di vitamina, e quindi sono rimasto col gambo. Vedete, il gambo, che ha anche qualche broccoletto attaccato, è ricco di fibra e quindi gli fa bene. Ora lo do in una gabbia, magari glielo diamo, possiamo darglielo a loro, poi il prossimo gambo lo do a qualcun altro. Altre verdure che potete dargli sono le carote, il pomodoro, il ginocchio, la cicoria, la bietola, insomma una bella varietà di verdure. Per quanto riguarda l'insalata, io gli do la romana, sconsiglio la lattuga. Comunque dategliene poca, perché l'insalata è composta maggiormente di acqua e quindi ha proprietà lassative. Ecco, adesso che hanno capito che tutti hanno le foglie, vedete che se le stanno proprio assaporando. Proprio si vede che gli piacciono tanto. Inseparabili. Le coccorite abbiamo già visto prima che ne vanno ghiotte. Abbiamo raccolto anche il cavolfiore, quindi vado a dare il cavolfiore a chi non ho dato il broccolo. Se poi avanza, glielo diamo. Ok. Vediamo un po' a chi posso darlo. Tanto io continuo il giro, mentre voi potete vedere che si fanno riprendere, perché quando li riprendo automaticamente non mangiano più, però vi posso garantire che questo mi piace tantissimo. Ok, vedete che i più ghiotti sono le cocorite e anche gli inseparabili li mangiano volentieri, ma anche le carozziti, tutti i pappagalli. E inoltre li fanno bene perché assorbono delle vitamine in maniera naturale. Poi volevo aggiungere che io do anche la vitamina E liquida
dentro i beverini. Questo lo faccio per prepararli alle cove, quindi verso gennaio. Non è che ce lo do tutti i giorni, ce lo do per un paio di settimane, diluito nell'acqua, poi mi fermo magari una settimana e poi ce lo do altre due settimane. Quindi la vitamina E è molto importante per, da dare nella stagione delle cove. Oltre a quelle liquide, appunto, gli do anche le vitamine con la verdura. Oltre alle verdure, possiamo fornirgli anche dei legumi. Per esempio, piselli, fagioli, ceci, lenticchie. La domanda che mi viene fatta spesso è: ma le verdure bisogna darle cotte o crude? La mia risposta è sempre la stessa. Per quanto riguarda i legumi, il consiglio è di dargli cotti, perché i legumi sono un po' duri, quindi facendolo cuocere si ammorbidiscono. Invece per quanto riguarda le verdure, preferirei dargliele crude, perché cotte vanno a perdere un sacco di valori nutrizionali proprio nell'acqua di cottura. Quindi crude è meglio. Potete fare la stessa cosa con i canarini. Adesso, se non lo avete ancora fatto, potete dare la verdura ai vostri pappagalli o ai vostri canarini. Con questo è tutto, lasciatemi un bel like se il video vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo video. A presto!